Buongiorno, buongiorno a tutti, ben trovati. Eccoci qua. Allora, io sono Marco, questo è l'ufficio formazione della Raffaello Libri S.p.A. Lei è Sara Pellizzari Ravolini. Ciao Sara, benvenuta. Buonasera. Lei è la Maria Elisabetta Giordani, che tutti conosciamo come Betta, e lui è il professor Filippo Sabatini. Buon Lui pomeriggio a è tutti. Draghetto. Buon pomeriggio a tutti. Allora, che dite? Facciamo le presentazioni classiche o, visto che siamo alla terza puntata, guadagniamo tempo e andiamo avanti con la presunzione che già ci conoscono? Annuiamo. Vai, Annuiamo. Marco. Allora, sei detta forse? Sì, Ok. ciao, tranquillo, Bene, eccolo qua. allora guarda, faccio una Direi che brevissima ormai ci sfida. conoscono. Un Bene. saluto da Draghetto a tutti. Fantastico, però dai, qualcuno, cioè, anzi, so per certo, innanzitutto grazie di essere qui a voi e lei mica a casa, so per certo che abbiamo molte maestre della scuola primaria che ci seguono, anche se questa è un'iniziativa nata per la scuola dell'infanzia. Ma ci seguono perché? Perché anzitutto qui non stiamo a fare una presentazione commerciale di guide, anche se comunque sia, un po' l'argomento viene fuori, ma siamo a parlare in questo caso di favole e filosofia. E oggi, dagli accordi di Luiz, il punto che mi piace più di tutti: non supporre nulla. Nulla. Che Filippo, non come è la cosa trattiamo? da poco. Esatto. Allora, io la domanda la faccio subito a Filippo, perché già professore universitario, si occupa di formazioni per grandi, per bambini, direttore appunto della scuola di alta formazione Vega. Insomma, come pedagogista, non supporre nulla. E come facciamo a dirgli che è la cosa giusta da fare? Soprattutto, come facciamo a farlo tutti noi nel mondo social di oggi? Allora, cominciamo proprio Pam! Così, alla alla grande. grande. Allora, tanto mi fa piacere, Marco, che anche a te piace molto questo accordo e co condivido, perché ci sono due grandi scuole di pensiero, no? Che il mondo lo si conosce attraverso l'interpretazione, oppure il mondo lo si conosce attraverso l'esperienza, cioè l'entrare in relazione, il dialogare, no? C'era un famoso autore che diceva: quando del tuo paziente non sai qualcosa, chiediglielo, cioè entra in relazione. Invece abbiamo tanti modelli nell'ambito della pedagogia. Pensa soltanto, no, a volte alla testistica che usiamo con i bambini, è un po' un entrare dentro. Ora, né l'una né l'altra sono giuste o sbagliate di per sé, ma di nuovo, come spesso noi diciamo, non è cosa facciamo, ma è il come lo facciamo. Certo. E direi questo però per dare un primo flash iniziale. Non supporre nulla significa avere un approccio, e mi rivolgo soprattutto agli insegnanti, che ci ricorda la differenza fra leggere e scrivere un alunno. Okay? Forse l'abbiamo già in altri incontri accennata a Certo. questa cosa, ma la sottolineo un po'. Scrivere un alunno è proprio supporre il supposto sapere sull'altro. Tu sei, vedo questo, allora vuol dire che ti succede questa cosa, allora vuol dire che. Iscriviamo l'alunno. Oppure possiamo leggerlo, e leggerlo significa, nell'ottica più fenomenologica, vedo questo di te. Ti corrisponde, non ti corrisponde. Ecco, la Sarà da bellezza nella fare. vita è riuscire a leggere insieme, no? Riuscire in qualche modo a non far sentire qualcuno definito. Quante volte parliamo, no? Che le più grandi violazioni linguistiche sono legate al giudizio, all'interpretazione, e poi diventano spesso etichette. Gli insegnanti sanno bene questo. Allora, ecco, spero che questo pomeriggio insieme ci aiuti a leggere meglio i nostri alunni, ma anche noi stessi. E da Quindi abbattere tutti i pregiudizi. posso aggiungere a porsi in una posizione di ascolto, Lei semplicemente di ascolto. lo dice dall'alto del suo essere maestra, dall'essere già professoressa Pinaro di Cocca per quanto riguarda il corso di scienza, formazione e infanzia, e poi ce lo dirà la sua esperienza anche di scrittrice, professoressa, PAM, insomma, Sara Pellizzari Ravolini, ne ha tantissime, a partire dal Reiki, dalla yoga, dal mindfulness, insomma, affronteremo il tema con voci diverse, ma con l'unico obiettivo: essere qui con voi a darvi una mano, una guida senza presunzione. Allora, la chat è già operativa, anzi, domande e risposte è già operativa, perché vedo che stanno arrivando tante. Siamo più di 1.000, quindi anche oggi non riusciremo a leggerle tutte, ma come sapete,
A noi fa piacere partire magari da quello che non siamo riusciti ad affrontare nell'ultima puntata, quindi nella puntata passata. Io me ne vado in chat a fare già il mio lavoro di scriba oscuro. Mi rivedrete nella parte conclusiva per leggere le domande. Come sempre, l'attestato arriverà entro 7 giorni lavorativi. Qualora non arrivi, scrivete info, chiocciola, Raffaello Formazione. E poi, non c'è bisogno di dichiarare la presenza, perché Zoom vi registra in automatico, ricordatevelo. Allora, Betta, tu che sei il Deus Machina del progetto, Condivido lo schermo, a te tutto quanto. condivido, partiamo dalla presentazione e dall'inizio. Ok, eccoci qua, siamo al nostro terzo appuntamento. Siete in tantissime, tutte le volte siete davvero tante. Noi pensavamo, ma magari poi pian piano qualcuno comunque magari si stanca, invece no, devo dire che davvero fedelissime. Siamo quindi a chiacchierare insieme, perché questa voleva essere la nostra idea iniziale, di favole e di filosofia, quindi in un ciclo di incontri che possono aiutare bambini e adulti a vivere in modo un pochino più consapevole, soprattutto in un periodo in cui ricominciamo ad aprirci agli altri, ricominciamo, anche se con fatica, a riprendere in mano la nostra vita. E quindi è un percorso in cui Draghetto stesso ci dice: io sono Draghetto, ma tu chi sei? E quindi è un percorso che ci può aiutare ad essere più consapevoli di sé, oltre comunque chiaramente a leggere in chiave filosofica le favole rispetto proprio anche all'amore per la conoscenza, ma soprattutto per imparare a vivere più serenamente insieme. Io oggi sottolineo la parola insieme. Questo è il nostro, la nostra locandina. Cosa abbiamo fatto negli incontri precedenti? Molto velocemente ci siamo interrogati sul perché la filosofia, perché le favole abbinate alla filosofia, quali potevano essere le caratteristiche che ci potevano essere utili degli animali, delle favole, e anche il perché c'è questo abbinamento, questo binomio con Don Miguel Ruiz. Quali sono le favole che abbiamo scelto? Quali possono essere i vantaggi e quindi il raggiungimento di competenze, di consapevolezze che noi possiamo sviluppare nei bambini, ma dico anche in noi adulti che lo viviamo, perché in prima persona io e Sara abbiamo fatto questo percorso e devo dire che io mi sono legata in modo particolare a un accordo. Non vi dico qual è, ma ve lo dirò alla fine. E poi vi abbiamo raccontato e vi racconteremo come sviluppare la proposta, come progettare un percorso. E abbiamo già analizzato il primo e il secondo accordo abbinati, che sono sì impeccabile con la parola e non prendere nulla in modo personale, legati alle due favole, al lupo e al corvo e alla volpe. Questo è quello che abbiamo fatto. Adesso entriamo nel vivo rispetto a quello che diceva Marco, cosa non abbiamo fatto la volta scorsa, cosa è rimasto in sospeso. Allora, ci sono due domande alle quali vogliamo rispondere e quindi parto da quelle, ma vi lascio la giornata dei calzini spaiati come slide perché poi ne parliamo un attimo. Allora, due domande erano rimaste secondo noi senza risposta e meritavano un momento di riflessione. Alla prima rispondo io, alla seconda risponderà Filippo. Allora, la domanda era: come gestite i bambini che non conoscono la lingua italiana? Allora, noi sappiamo che le nostre sezioni di scuola dell'infanzia, così come le classi di ogni ordine e grado, sono sempre più eterogenee e colorate. E quindi ci sono bambini che non sono chiaramente italofoni, che quindi possono essere o neoarrivati. E quest'anno, l'anno scorso, ad esempio, è capitato con i profughi dell'Ucraina. Quindi abbiamo avuto comunque presenza, oltre che agli arrivi che tutti gli anni comunque arricchiscono le nostre scuole, ma abbiamo avuto anche la presenza di questi bambini. E quindi come possiamo fare? Beh, la mediazione, a mio parere, come esperienza, è la parola chiave. Quindi una mediazione che può venire grazie all'aiuto della famiglia stessa, dei genitori, dei bambini. Pensate, vi faccio l'esempio che ho vissuto io lo scorso anno nella mia sezione. Sembra un paradosso, ma vi posso garantire che sono stati momenti magici. Io avevo già in sezione due bambini che avevano entrambi la mamma
di origine russa. È arrivata una bambina che proveniva dall'Ucraina. Beh, io vi posso garantire che i primi mediatori di dialogo, di relazione sono stati proprio questi bambini, perché comunque c'è un'assonanza, una similitudine tra le lingue e tra di loro hanno cercato il modo di comunicare. Quindi sempre la mediazione di altri che magari ci possono aiutare rispetto alla lingua. Se non possiamo mediare attraverso la lingua, beh, abbiamo draghetto. Abbiamo i bambini, abbiamo i supporti visivi, abbiamo i materiali strutturati, possiamo avere anche la comunicazione aumentativa alternativa, possiamo cercare di comunicare attraverso le immagini, attraverso le storie, attraverso anche il Kamishibai. Quindi tanti possono essere gli strumenti da mettere in campo. Chiaramente vanno scelti in base alla situazione e quindi personalizzati in base a quel bambino, a quella lingua, a quella situazione, a quel contesto classe. Quindi spero di aver risposto in parte ai vostri dubbi. L'altra domanda la passo a Filippo. Filippo, te la Allora, ricordi? se Sì. mi aiuti a ricordarla un attimo, Allora, Elisabetta, che non ce l'ho sì, sotto. no, te la leggo io. Allora, la domanda era riferita a quei bambini che sono sempre addosso agli altri, Ok. anche quando chiedi di cercare uno spazio libero tutto per sé. Perché si comportano così? È perché questi bambini non hanno già elaborato un loro spazio mentale, un loro spazio personale? Questa è la domanda. Ok, sì, era riferito un po' quando abbiamo lavorato un po' sui cerchi, lo spazio che loro Perché erano dovevano. seduti nel cerchio. Certo. Allora, rispetto direi così, lo spazio esterno è spesso la proiezione del nostro mondo interno, no? Sterne, in un libro molto bello, Diario di un bambino, ci racconta attraverso gli occhi di un bambino, il suo allontanarsi dal porto per esplorare un po' il mondo, per poi improvvisamente accorgersi che si trova in angoscia in mezzo al mare e subito torna al porto sicuro. Che cos'è questo porto? Stava descrivendo una sala d'attesa in cui la mamma e il bambino stavano aspettando la visita pediatrica. Questo bambino molto piccolo, di 3 anni, si allontana, esplora il mondo, ma improvvisamente con lo spazio aperto racconta un po' di che cosa? L'angoscia, racconta un po' dell'impossibilità della base sicura. Non tutti i bambini hanno, per rispondere quindi nello specifico alla domanda, ha costruito il loro spazio simbolico e allora rimangono vicini all'insegnante, rimangono vicini alla mamma, cioè rimangono vicini a quel posto dove l'angoscia separativa è calmierata. E questo è importante, accompagnarli, non buttarli in quel mare aperto, ma accompagnarli gradualmente, perché questo costruisce quella che noi chiamiamo la bolla esistenziale, lo spazio vitale. E se ci pensiamo su questo, ognuno di noi ha il suo spazio vitale. C'è chi ha bisogno di tenere le persone molto distanti, c'è chi ha la bolla esistenziale più vicina. Ecco, rappresenta un po' lo spazio che noi conquistiamo dove la base sicura che un tempo era il caregiver o la mamma sempre più diventa il mio spazio abitato, cioè la mia casa dove sentirmi al sicuro. A scuola capita spesso che soprattutto i bambini di 3 anni cerchino anche il contatto fisico con l'insegnante e a volte si sbagliano anche a chiamarla perché quante volte ci chiamano mamma, poi Sì, si correggono certo. subito, no, maestra Betta per dire. Quindi io credo che lì sia importante dare tempo ai bambini, a ciascun bambino. Ci sono bambini che Assolutamente. sono più veloci e ci sono invece bambini che hanno ancora bisogno magari dello stesso rito tutte le mattine. Noi abbiamo una finestra, ad esempio, che è quella della mia sezione che dà verso l'ingresso e l'uscita della scuola. Lì ci sono le impronte di draghetto e il saluto è salutiamo la mamma sull'impronta di draghetto. Quindi anche draghetto può essere facilitante rispetto al trovare il proprio spazio. Poi quando poi appunto sono usciti da questa loro piccola bolla legata esclusivamente al rapporto magari a volte anche molto molto stretto con la mamma, con la famiglia,
soprattutto quei bambini che non sono stati magari al nido, ok? Dopo volano in velocità, senza alcuna difficoltà. Assolutamente, conquistano il loro spazio nel mondo. E lo trovano. Ok. Perché la giornata dei calzini sbagliati? Perché nel primo incontro qualcuno ha chiesto, ma le giornate speciali, visto che avevamo accennato alla gentilezza, sulla giornata dei calzini sbagliati c'è stata anche la discussione, ma è il 3 o è il 5 di febbraio? Sapete che con i numeri io faccio un pochino di confusione. Qui vado certa, nel senso che la giornata dei calzini sbagliati si celebra il primo venerdì del mese di febbraio. Quindi, per dire, nel 2023 sarà il 3 febbraio. Lo scorso anno è stato il 5 di febbraio. Quindi siamo a posto così. Qui vi ho messo due informazioni veloci, così poi quando sarete a febbraio avete materiale per questa giornata. Quindi nasce appunto in una scuola del Friuli, in una scuola primaria, proprio per avere uno sguardo sulla diversità. E i calzini non sono nient'altro che una metafora, perché comunque i calzini servono, anche se sono spaiati, anche se qualcuno magari non si trova, viene perso o sotto il letto o nella lavatrice, chissà dove, però di fatto comunque il calzino c'è sempre. E la diversità diventa quindi una ricchezza. Proposte di attività. Noi abbiamo fatto questo gioco. Abbiamo utilizzato le calze, quelle che usiamo per la psicomotricità, quelle che hanno quindi con tutto i pallini, ok? Le calze antiscivolo che avevamo chiesto per fare appunto la psicomotricità. Le avevamo in un sacco, ovviamente sono state lavate. Poi ai bambini seduti in cerchio, lo vedete lì, è stato scelto, detto di pescare. Da questo sacchetto due calzini, ovviamente i calzini normalmente, naturalmente sono venuti fuori diversi. Se capitava che casualmente un bambino pescava due calzini uguali, si chiedeva di ripescare e tutti li hanno indossati. Abbiamo comunque proposto una filastrocca per riflettere anche un attimo su quello che era appunto il significato dei calzini e abbiamo insegnato una canzone. La canzone un pochino riprende la filastrocca, che è un po' nata insieme ai bambini, perché è la filastrocca del calzino spaiato, che si è perso nel bucato. In tanti sul filo ad asciugare, due e due da accoppiare. Uno è lungo e uno è corto, ma nessuno se ne è accorto. Uno a righe, uno a pois, ecco che sono amici di già. Sono tutti diversi, ma che importa? Lasciano tutti un'impronta. Sono unici come i bambini. Si danno la mano e sono felici. Poi cosa abbiamo fatto? Una costruzione. I bambini hanno scelto un calzino e l'hanno trasformato in un personaggio che hanno chiamato una manopola fondamentalmente. Gli hanno dato voce, gli hanno dato un nome e l'hanno portato a casa. Quindi questo è stato il percorso. Simbolizzazione sul quaderno operativo rispetto a decorare a piacere a 3, a 4 e a 5 anni i calzini che sono stesi dopo il bucato. Quindi questo è stato quello che abbiamo proposto sulla giornata dei calzini sbagliati. Spero vi possa essere di spunto. È solo uno dei tanti esempi. Ok? Proviamo a proseguire invece adesso, entriamo nel nostro incontro. Quindi l'accordo di Ruiz è non supporre nulla, la favola abbinata è il leone e il topolino. Eccoci qua, passo la parola a Sara. Filippo potrà inserirsi tutte le volte che lo riterrà opportuno perché Sara ci racconterà questo accordo. Sì, grazie Betta, buonasera. Allora, noi abbiamo lavorato su questo accordo di Ruiz e la favola che avete sentito, soprattutto per quanto riguarda la questione legata anche agli accordi precedenti del giudizio e soprattutto del pregiudizio. E anche il discorso dei calzini spaiati ci sta in calza a pennello, perché la diversità spesso diventa oggetto di giudizio e pregiudizio. Quindi lavorare su questo accordo per noi ha significato provare a fare la domanda giusta, cioè attraverso il domandare e quindi attraverso una dose di coraggio che ci vuole
e soprattutto vedremo anche abbinata alla favola che abbiamo scelto, perché ci vuole questo coraggio e perché dobbiamo già insegnarlo ai bambini sin da piccoli, provare a domandare con gentilezza, sempre all'interno degli accordi di Ruiz, facendo del mio meglio, cercare di fare quelle domande per cui a volte non capisco, a volte ho un'immagine che mi viene rimandata rispetto a quello che vedo, quello che diceva anche Filippo, quindi che vedo, ma che distinto mi viene da dire chi sei, no? Ma non ti guardo veramente, quindi non ti leggo. E quindi noi abbiamo lavorato sul discorso dell'appunto porre le domande giuste e avere il coraggio di poterle fare, di provare a farle, seppur piccoli, e quindi qua mi aggancio già alla favola, quindi seppur piccolo, io bambino piccolo come il topolino che si deve rapportare con il leone, quindi da subito, no? La paura, l'ansia e non ce la farò mai, e invece se io imparo ce la faccio. Filippo, ci sono parole che ti stuzzicano come sempre, sai che io parto sempre da lì. Aspetta, ho messo l'audio. Beh certo, è bellissimo questo, provare a domandare, no? E quante volte noi riflettiamo su quanto è difficile, abbiamo detto anche l'altra volta, fare le buone domande, e insieme al tema dell'ascolto. Mi viene da riflettere solo su questo. Adesso io spesso mi occupo poi anche di consigli di classe, okay? Di equipe, di lavori di equipe, a volte fra insegnanti, e mi accorgo che la maggior parte dei conflitti nascono non perché c'è una diversità didattica, metodologica, operativa, non perché ci stiamo più di tanto simpatici o antipatici, ma la maggior parte del conflitto è comunicativo, cioè non riusciamo a parlare di noi. Allora è curioso, no? Che questo accordo ci riporta che cosa? Al dover riallenarci nella nostra vita continuamente a usare l'io messaggio, il feedback fenomenologico. Io vedo questo, io penso questo. Ecco, anche tra adulti, laddove si utilizza questo tipo di comunicazione, allora si può fare un buon lavoro. Altrimenti è continuamente una comunicazione di proiezione, tu sei, tu hai fatto. Se già fossimo capaci nelle nostre relazioni, anche nelle nostre relazioni professionali tra colleghi, a fare di più questo, credo che già questo modellamento aiuterebbe molto i bambini a parlare un po' più la loro voce interiore e non la voce del mondo. Certo, proseguiamo. Altri spunti legati sempre al terzo accordo. Sara, se vuoi proseguire. Sì. Allora, l'altra cosa su cui ci siamo interrogati è rispetto all'uso dei social. Sapete bene che fin dalla primissima età, insomma, spesso vengono dati questi strumenti elettronici, insomma, che non facilita certamente il discorso del faccio la domanda giusta, perché a volte, e noi adulti lo sappiamo, siamo protagonisti, no, di questo tipo di comunicazione, è facile magari essere aggressivi verbalmente laddove c'è uno schermo che ci separa rispetto a incontrare e affrontare la persona appunto in presenza di persona, occhi negli occhi. Quindi abbiamo lavorato proprio su questo coraggio, come dicevo prima, nell'affrontare la persona, quindi la relazione in presenza, occhi negli occhi, e quindi nel momento in cui mi trovo in una situazione di estrema difficoltà, di pregiudizio, di qualcosa che non conosco, che mi fa paura, provare a fare quella domanda che ovviamente magari non è aggressiva, non vuole essere aggressiva, ma necessita comunque di un grande coraggio. Quindi abbiamo lavorato fondamentalmente su il parlarsi, di abbattere il pregiudizio di fronte a una situazione che non conosco. Quindi Filippo, il parlarsi sì, è fondamentale. Quante volte noi adulti perdiamo magari anche amicizie o bei rapporti di lavoro perché non ci siamo chiariti? A volte anche i genitori, no? Che magari interpretano male le scelte della scuola o comunque leggono le scelte
supponendo qualche cosa. E quindi forse il modo è: fai le domande giuste, chiedi. Se non hai capito perché c'è quella procedura, c'è quella regola, io adesso mi rivolgo chiaramente alle insegnanti nella loro organizzazione, nelle loro relazioni con i genitori. Basta chiarirsi, va spiegato, lo spieghiamo ai genitori. Quindi fateci le domande, fatele a noi, non fatele sulla chat, che poi magari diventa ancora più complicato riuscire ad arrivare a una risposta. Quindi parliamoci direttamente. Vado dall'interessato, non faccio un giro largo, non ne parlo fuori dal cancello. Cerco comunque di capire parlando. Quindi non mi fermo all'apparenza, ma parlo. Assolutamente. Parlo e aggiungo anche guardo. Mentre Sara stava raccontando un po' questo lavoro, no? Anche in questa interazione faccia a faccia tra i bambini, mi veniva in mente come c'è un esercizio molto semplice che io utilizzo sia quando entro nelle classi, lo utilizzo con gli adulti, che si chiama 3 minuti che ci cambiano la vita. Allora questo titolo è un, no? Come dire, è un augurio. Ma che cosa c'è dietro questo titolo? Un esercizio molto semplice. Ci si mette, a volte naturalmente per i bambini dobbiamo un po' ridurre questo tempo, ma immaginiamo adesso io e Elisabetta che siamo uno seduti di fronte all'altro e non parliamo, semplicemente portiamo l'uno lo sguardo sul viso dell'altro e rimaniamo anche per un solo minuto in silenzio. La cosa magica e la cosa meravigliosa in questo rispecchiamento che attiva i famosi neuroni specchio è che in quel momento si crea un momento di magia in cui in quel silenzio dentro di me le emozioni parlano ed entro in contatto con qualcosa. E spesso e volentieri entro in contatto non solo con quello che sento io, ma risuono, questa è la teoria della risonanza emozionale, risuono e riesco a sentire cosa sente l'altro. Ora, questa cosa così semplice, non servono investimenti economici, non serve cambiare la legge sull'educazione, ma se un po' di più ci permettiamo di aiutare i nostri bambini a turno, ognuno un minuto, a mettersi seduto in silenzio di fronte all'altro, forse qui, proprio nel concreto dell'esperienza corporea, stiamo insegnando questo accordo di Ruiz di cui stiamo parlando oggi. Perfetto, grazie. Quindi Sara, il terzo accordo è legato al precedente, non c'è nulla da fare, sono tutti forse collegati, giusto? Sì, abbiamo sempre utilizzato il discorso della gentilezza per imparare a porre le domande corrette e davvero ad avere sin da piccoli il coraggio di poterle fare, perché spesso ci troviamo di fronte poi anche ragazzi, anche più grandi, io parlo per la secondaria ad esempio, che poi non sono neanche in grado di dire semplicemente prof, scusi, non ho capito. E questo scommetto che a molti sia capitato anche come genitore, no? Che uno torna a casa e dice vabbè, ma tu non hai detto che non avevi capito? No, non l'ho fatto, ma qualcuno ha detto al professore che no, nessuno ha parlato, perché poi c'è questa difficoltà che si stratifica, ok? Per cui se noi riusciamo a insegnare ai bambini sin da piccoli a provare a chiedere, a domandare semplicemente, mal che vada ti si risponderà, guarda, no, non è possibile, ma una risposta sicuramente la si otterrà. Pertanto abbiamo lavorato proprio su questo provare a fare le domande, anche quello che suggeriva il professor Filippo Sabatini, no? Importante guardare l'altro, perché non sempre quando abbiamo di fronte l'altro riusciamo a anche semplicemente chiedere come stai? Non è una cosa così immediata che ci viene, no? Perché siamo di corsa, siamo coinvolti nelle nostre vicende e quindi anche questo sguardo che ci pone rispetto all'altro, ci pone nella relazione con l'altro, non è più così immediato, non è una cosa che ci capita, non è più così facile, no? Perché abbiamo la chat, abbiamo il messaggino, abbiamo WhatsApp. Quindi insegnarlo fin da piccoli. Certo. Filippo? E insegnare questo, insegnare a rallentare, no?
Perché l'interpretazione, il giudizio, no? Che servono anche, no? Perché che cos'è un'interpretazione, un giudizio? È un tentativo di semplificare la complessità. Cioè, se noi non ci formiamo dei giudizi sul mondo, se non interpretiamo il mondo è talmente complesso che ci genera angoscia, quindi ha una sua funzionalità e ci serve per semplificare. Perché dobbiamo però spesso semplificare? Perché siamo continuamente in velocità, siamo velocissimi. Allora, l'interpretazione, il giudizio ci racchiude il tempo, ce lo semplifica. Ma nella relazione educativa ciò che noi definiamo, limitiamo. Ecco, questo credo che può essere una di quelle frasi da scrivere un po' nei muri nella scuola. Definire è limitare. Allora, allenare, come accennava Sara, la possibilità di fermarsi, guardarsi, fare le domande, significa anche. A proposito della velocità dei social, no? Benazayag, che ha molto studiato questo, dice che il nostro cervello è ormai colonizzato. Ci sono delle aree del cervello che sono state colonizzate dalla tecnologia e dalla modernità. Ecco, dobbiamo fare un pochino questo tentativo nella prima infanzia di aiutare a rallentare. Così potenziamo un po' la metariflessione. Ma se siamo veloci con un giudizio, siamo veloci nell'impossibilità di metterci in sintonia con qualcuno. Certo, e quindi l'importanza delle domande giuste. Ecco che quindi riprendiamo il discorso rispetto a quello che può essere una morale, a quello che può essere il porre le domande giuste e al come ci sentiamo. Mi viene ad esempio in mente una situazione che a scuola viviamo spessissimo, il conflitto tra due bambini, il litigio per un giocattolo che non viene condiviso. E quindi cosa può fare l'insegnante rispetto a porre le domande giuste? Quel bambino che invece magari vive come l'ingiustizia di quel rimprovero? E quindi il non chiarire, il tenersi dentro quella mortificazione. Su questo, secondo me, proprio con i bambini più piccoli dobbiamo lavorare alla scuola dell'infanzia, no? Per renderli più forti rispetto a relazionarsi con gli altri, usando la parola. Spesso diciamo non usare le mani, spesso i bambini sono fisici, lo sappiamo, non hanno ancora tarato la distanza giusta, no? E poi hanno delle modalità legate un po' all'età, il morso, lo spintone, ok, sappiamo, il graffio, ok? Però cosa possiamo davvero fare? Filippo, lo Ok, chiedo a te da sì. insegnante. Ma guarda, mentre guardo un po' le vostre slide, no? Potrei farvi una domanda. Come mai Elisabetta e Sara avete scritto come ti senti e non avete scritto perché ti senti così? Che apparentemente la domanda è la stessa. Ma sentite un po' di nuovo la voce, no? Quindi io ritorno lì, sono un po' fissato col paraverbale. Se io dico, no? Perché fai così? E aggiungo questo dito che sappiamo che nella comunicazione, no, di Virginia Satir è indicatoria. Oppure dico come mai? Sentite la differenza sia a livello, di paraverbale, perché hai fatto così, come mai hai fatto così? La seconda ci apre la possibilità di rispondere. La prima è di per sé. Non perché ci sia qualcosa di brutto nel why, nel perché, no? Ma arriva come chiusura. Allora, questi sono piccoli stratagemmi che l'insegnante può utilizzare per favorire una buona comunicazione. È come quando noi spesso ricordiamo, no? Non utilizziamo il non all'inizio della frase, perché la struttura del pensiero del bambino non è costruito per negazione, ma per proposizione. Quindi, se io voglio che faccia una cosa, dovrò andare sulla formulazione del Positiva. linguaggio positivo e non sul non, perché mi va a creare una confusività. Ecco, se un insegnante, no, anche all'interno di un percorso come avete costruito, utilizza queste piccole, possiamo chiamarle, abilità di counseling, abilità comunicative, possiamo chiamarle skill relazionali comunicative, sicuramente sostiene meglio un progetto come quello che avete realizzato.
Sì, aggiungo, visto che c'è scritto morale implicita, parlando sempre di filosofia, quindi cercando di ragionare con i bambini, a quello che ha detto Filippo, aggiungo il fatto di domandare sempre che cosa ha imparato. E qui con i bambini abbiamo veramente fatto questo tipo di lavoro, perché dal momento in cui io esplicito la morale, come in questo caso, capisco che la diversità è una ricchezza, capisco che cade la mia maschera, quindi cade il mio pregiudizio e quindi mi arricchisco di conoscenza nuova, pongo effettivamente le domande giuste e se non le pongo all'inizio, durante il percorso lo faccio perché devo arrivare a capire il come mai, no? Quello che diceva Filippo, quindi arrivare a capire il che cosa alla fine questa vicenda, un litigio, un gioco, una situazione difficile, che cosa mi ha insegnato. Certo, e quindi cadono le maschere che spesso ciascuno di noi utilizza come difesa o come protezione, giusto Filippo? Certo, le maschere sono non sono quelle che costruiamo. Non sono quelle di carnevale o di Halloween, ma sono proprio tutte le strutture, no? Era Lowen che diceva le strutture caratteriali. Come mi difendo, come mi proteggo? Perché c'è un nucleo in tutti noi che si deve proteggere dal dolore. Guarda, proprio ieri sera avevo una conferenza e mi chiedevano: ma come mai gli adolescenti non si innamorano più? Ora io non so se sia vero o no che non si innamorano più, ma c'è una cosa, no, che caratterizza il mondo attuale: la paura di aprirsi, la paura di legarsi, mostrarsi è un grande atto di coraggio, ma anche di rischio, perché ci cambia, no? Quando si dice l'innamoramento ci cambia, ci trasforma, allora dobbiamo sempre tener conto che c'è una parte del nostro ego che tende a proteggersi, e in questo le maschere hanno una loro funzionalità, ma che fatica, come diceva Pirandello, a passare un'intera vita senza aver visto cosa c'è su. Certo, concordo pienamente, che fatica. E quindi entriamo nella nostra proposta didattica. Chi ci ha già seguito lo sa, si parte sempre dal racconto della favola. Solitamente i bambini si siedono in cerchio, abbiamo utilizzato i tappetini, abbiamo usato i cerchi, comunque sono sempre in cerchio. E quindi raccontiamo, presentiamo la favola, la raccontiamo in modo espressivo, dando voce agli animali. Ed è quello che farà adesso Sara. Per noi. Un leone se ne stava sotto una grande pianta di acacia a riposare. Aveva molta fame, eppure era così stanco che non era intenzionato a muoversi da lì, nonostante la sua pancia cominciasse a brontolare. Quando aprì gli occhi si trovò davanti un piccolo topolino che stava facendo la sua passeggiata pomeridiana e subito, zac, il leone con la sua zampa gli bloccò la lunga codina. Pronto a mangiarselo. Ti prego, leone, abbi pietà di me, sono piccolo, tanto piccolo, non riuscirai certo a saziare la tua grande fame. Il leone non mollava la presa. Guardami, sono piccolo, non mangiarmi, ti prometto che se mi lascerai andare, io cercherò di ricompensarti. Il leone, che aveva una gran fame, un gran sonno, ma soprattutto un gran cuore, pensò che quel piccolo animaletto aveva ragione. E va bene, ti lascerò continuare a fare la tua passeggiata. E alzata la zampa dalla codina del topo, lo liberò. Il topolino felice corse via, non prima di averlo ringraziato. Ormai sveglio, il leone decise di avventurarsi alla ricerca di una preda più grossa da mangiare, anche perché la sua pancia brontolava più non posso, e poco più in là però, zac! Era lui ora a essere prigioniero. Una trappola ben nascosta nel terreno lo aveva sorpreso e ora si trovava in un legaccio da cui non c'era modo di scappare. Il leone disperato iniziò a tirare e a tirare per liberarsi, ma più si agitava e più la corda si faceva stretta. Allora cominciò a ruggire per chiedere aiuto, ma gli altri animali, sapendo quanto fosse feroce e tremendo, e temendo di essere mangiati, avevano paura ad avvicinarsi. E chi fu il più coraggioso di tutti?
il topolino che, fedele alla sua promessa, corse subito in aiuto del leone. Con i suoi dentini aguzzi ed esperti rosicchiò tutta la rete e in pochissimo tempo il leone si trovò di nuovo libero. «Amico mio», disse il leone per ringraziarlo, «io ti ho risparmiato la vita e ora tu salvi la mia. Tu, proprio tu, così piccolo, ma anche così coraggioso. Grazie! Tu sei stato gentile con me e io ti ho fatto una promessa che, come vedi, ho mantenuto», rispose il topolino. «Mi ricorderò di te e del tuo coraggio per sempre», disse il leone prima di salutarlo. Entrambi si allontanarono velocemente dalla trappola e, anche se presero strade diverse, continuarono a essere gentili e leali con tutti. E quindi abbiamo invitato i bambini ad animare la favola, quindi a vivere i ruoli sia del leone che del topolino. Quindi abbiamo rinarrato la storia interrompendo di volta in volta nei cambi di scena. E quindi i bambini hanno rappresentato sia il leone affamato e anche il topolino intrappolato, ma hanno anche raccontato quale tipo di emozioni hanno comunque vissuto. Sì, non ci sono stati travestimenti, come no, abbiamo detto, come anche sempre, nelle volte certo. precedenti. Come vedete abbiamo usato quello che avevamo, eravamo in giardino e la giacca, come vedete, ha fatto da trappola, perché la cosa che a noi interessava era lavorare proprio sulle emozioni, ragionare sul perché, che cosa avrebbe fatto il topolino, secondo loro, se ha fatto la scelta giusta, come ha avuto questo coraggio. Abbiamo lavorato anche sugli altri animali che, come avete sentito nella storia, non si sono avvicinati al leone pur sapendo e sentendo che il leone ruggiva. Il discorso che facevamo prima, c'è il pregiudizio, quindi il leone è il più forte della savana, mi mangia e pertanto io non vado in suo aiuto. Si avvicina solo il topolino. Abbiamo lavorato sul concetto del piccolo e del grande, quindi la paura di poter affrontare qualcosa più grande di noi, che quindi già appunto nello stereotipo è pericoloso, può essere davvero rischioso andare incontro al leone, eppure il topolino dà fiducia al leone, perché se il leone l'ha già liberato una volta, allora può essere che davvero mantenga di nuovo la parola, perché ha un grande cuore. Quindi abbiamo lavorato su tutti questi aspetti di questa favola, facendo appunto emergere dai bambini tutte queste domande. E quindi alla fine anche il legame che si è creato tra il leone e il topolino. E quindi abbiamo conversato con loro proprio ponendo alcune domande che ci hanno aiutato a capire la diversità tra il leone e il topolino, ma facendo anche emergere quelle che erano le emozioni. Quindi Sara, se le vuoi leggere tu. Sì, allora che cosa poteva dire il topolino? Ok, che cosa rappresenta il leone per gli animali della savana? Il topolino, perché nessuno, il topolino quindi che cosa rappresenta? Perché nessuno va a salvare il topolino, ok? Il discorso che facevamo prima, hanno paura del leone e quindi hanno paura di conseguenza di essere mangiati loro nel momento in cui vanno a salvare qualcuno, in questo caso il topolino. È coraggioso il topolino? Il leone è coraggioso, e quindi qua potremmo aprire una parentesi sul discorso del coraggio, che cosa significa essere coraggiosi e quindi che cos'è il coraggio e che cosa ci ha insegnato la favola. Tra l'altro, se vi ricordate, l'ultima frase dice proprio che se ne vanno per due strade diverse. Ciò significa, e quello che dicevamo anche ai bambini, e Betta diceva rispetto, non so, a un litigio, non è detto che dobbiamo essere per forza tutti migliori amici, no? Ci capita anche nella vita, non è che siamo tutti amici anche tra colleghi, a volte siamo colleghi, a volte siamo amici anche di colleghi. Ma che cosa ci insegna questa favola? Che io posso andare anche dalla parte opposta rispetto alla tua, ma nel momento giusto ti ho fatto la domanda giusta, se tu mi hai chiesto aiuto e se io ho percepito che tu avevi bisogno di aiuto, o comunque ho ascoltato la tua richiesta e ho tentato di darti una risposta. Quindi possiamo essere anche divergenti, quindi andare in parti opposte, no? Ma in quel momento siamo sulla stessa sintonia, sulla stessa lunghezza d'onda. E abbiamo creato un legame. Filippo, vuoi aggiungere qualche cosa?
Hai il microfono spento. Ok. Abbiamo creato un legame tra il grande e il piccolo simbolicamente, no? Nel senso, quando Sara ha detto, ricordiamoci sempre di domandare che cosa abbiamo imparato da tutto questo, allora io mi tenevo questa domanda mentre Sara leggeva la storia, ho cercato di farlo in prima persona, no? Perché io, anche se la conoscevo, rileggo oggi per la prima volta questa fiaba, questa favola, che cosa mi insegna? Mi è venuto in mente quello che succede a scuola tra i grandi e i piccoli. Quando si dice un po' il bambino è il maestro, ci insegna. Allora, mi è piaciuto per un attimo immaginare che dentro quella rete ci finisce l'insegnante, nelle sue difficoltà, nel non trovare le strategie giuste per quel bambino, non trovare magari la leva motivazionale per quella classe. E quel topolino arriva e libera il leone, cioè libera l'insegnante. Quando si dice, e questo è perfettamente in accordo con, lo ripeto, siamo in accordo con l'accordo di Ruiz di oggi, quando si dice un po' che se sappiamo osservare senza diagnosticare troppo, senza interpretare troppo, è il bambino che ci dà la soluzione spesso al suo problema. Quando io incontro alcuni bambini mi colpisce perché hanno già da qualche parte, se sappiamo bussare alla porta giusta, la soluzione al loro sintomo, la soluzione al loro problema. Eppure noi cerchiamo altrove, cerchiamo nei libri. Se soltanto lo osserviamo un po' di più quel topolino, ci libera dalla rete dove spesso finiamo noi, a volte la rete dell'impazienza, dell'impotenza, è nella rete del ho sbagliato strategia. Più osserviamo, più possiamo ricevere aiuto. E guardate, imparare a ricevere aiuto dai bambini non è così scontato, perché da qualche parte nel nostro cervello c'è lo schema sistemico, i grandi insegnano, i piccoli imparano, educare. Beh, invece, di nuovo, questo lavoro sulla conversazione filosofica ci racconta che attraverso l'ascolto che impariamo a far meglio il nostro lavoro e ci liberiamo da quella rete. Così, una suggestione per come l'ho vissuta nell'ascolto della... un bellissimo pensiero, davvero. Grazie. Okay. E quindi... chiudiamo rispetto alle riflessioni che hanno fatto i bambini su quello che poteva essere il tema che fondamentalmente sta sotto a tutto questo, quindi la diversità rispetto al fatto che può essere vissuta come davvero una risorsa, una ricchezza, oppure può essere invece un ostacolo. E quindi il discorso che appunto è legato alla favola e ai due personaggi ci ha aiutato a capire. E i bambini hanno elaborato la loro filosofia anche su questa favola. E quindi ciascuno di loro ha risposto mettendo in gioco se stesso, perché in quelle risposte, in quelle frasi, io che li conosco, ci sono davvero quei bambini. Perché Nora non poteva fare altro che chiedere, per favore mi liberi, diretta, decisa, andiamo subito alla soluzione, no? Altri invece si sono posti comunque in altro modo, e quindi Sara puoi leggerne alcune veloci, sia quando hanno fatto il topolino sia quando hanno fatto il leone. Sì, come dicevamo anche negli altri incontri, sono sorprendenti le risposte dei bambini, le domande anche che fanno, che pongono, spesso chiedono l'aiuto degli altri. Esempio Guido, il topolino doveva chiamare gli altri animali e farsi aiutare. Quindi insomma questa richiesta dell'aiuto, gli altri animali non vanno, hanno paura del leone, alcuni hanno paura del topolino, come ad esempio l'elefante ha paura del topolino, quindi ritorniamo al discorso del grande e del piccolo e non necessariamente il grande è il più forte, perché lo stesso Davide ci ricorda che il topolino fa paura all'elefante, l'elefante non si avvicinerebbe mai. Il topolino deve chiamare gli altri suoi amici topi. Tra topi si aiutano. Esatto, che tra topi si aiutano. Quindi vedete come richiamano, no, il discorso diversità, in questo caso l'archetipo. La forza del gruppo, no? Esatto, anche lo stereotipo per cui se noi siamo tutti uguali possiamo fare forza col diverso. Gli altri topolini, che appunto, e poi è scardinata, no, questa...
questa dinamica stereotipata, archetipica, no? Per cui la diversità in questo caso fa la differenza, perché il topolino e il leone sono molto diversi ed è il topolino che farà la differenza col leone. Il topolino deve pensare, no, gli altri topi non vanno perché hanno paura di essere mangiati. Il topolino deve pensare e deve avere un piano, ecco, anche questo bellissimo, no? Quindi quello che diceva Filippo, non avere fretta, pensa, rifletti, se rifletti, elabori un piano. Il topolino può aspettare che il leone si addormenti e quindi provare a scappare. Il leone potrebbe cercarsi una bella bistecca, giustamente, dice Alessandro. Cioè, perché ti mangi il topolino? Vai a cercarti una bella bistecca o qualcos'altro, no? Poi, per quanto riguarda il leone intrappolato, ovviamente avendo fatto fare a tutti i bambini i diversi ruoli, il leone è molto contento perché il topolino lo va ad aiutare. Grazie topolino, anche questo semplice, no? Ma come dire, ho compreso anche gli accordi precedenti, basta una parola gentile. Grazie topolino che sei arrivato, sei piccolo ma sei molto forte. Il topolino è molto coraggioso anche se è piccolo. Il topolino ha mantenuto la sua promessa, anche questo, no? Anche qui potremmo aprire una parentesi, per cui io ti do fiducia, io creo un legame con te, ho mantenuto la promessa, ti dico che farò questa cosa e quando c'è l'occasione io non mancherò e farò quello che ti ho promesso. E quindi non ha paura neanche se il leone è grande e grosso, perché ho fatto una promessa, c'è stato un legame precedente e quindi io non ho più paura di te, vengo e ti aiuto. E quindi la parola data. Sì, è stato veramente sempre molto sorprendente, sì. I bambini veramente ci hanno regalato, ci hanno tolto dalla gabbia, ecco, sì. Perché come abbiamo detto, a volte ci sembrava magari stiamo facendo qualcosa di troppo alto, invece loro ci hanno dato le risposte anche in più, no? Rispetto a quelle che erano le nostre aspettative. Posso intervenire, perché come sempre le frasi, le parole dei bambini mi colpiscono sempre molto. Allora, una che mi fa sorridere è un po' quella della bistecca, no? Che mi conferma che nonostante la modernità e nonostante la rivisitazione attuale che noi vediamo rispetto alle favole, ancora qualche archetipo permane, cioè il leone ancora è carnivoro. No? Dice, si può cercare. Interessante se compariva invece, no? Il leone può diventare vegano. Invece, ecco, no, ancora. Cercarsi un cespo di insalata. Ancora, ecco, ancora alcuni archetipi resistono alla modernità. Invece, battute a parte, mi colpisce l'ultima. Il topolino ha mantenuto la sua promessa. E mi sembra importante sottolinearla in un tempo e in una vita come la nostra, come quella che i filosofi chiamano il tempo ipermoderno o turbo consumatore, dove noi oggi diciamo una cosa e mentre giuriamo contemporaneamente spergiuriamo, diciamo una cosa oggi nella velocità dei social, domani possiamo dire esattamente l'opposto perché il tempo consuma qualsiasi verità. Ecco, educare ancora i bambini alla possibilità che la parola data ha una sua significatività mi sembra un valore non da poco. Sicuramente antistorico, ma non da poco. Infatti. E quindi abbiamo condiviso quella che poteva essere la morale rispetto a quello che i bambini hanno ragionato e intuito, e quindi bisogna essere gentili e leali con tutti per ottenere anche le cose più impossibili, non le più impossibili. Quindi loro hanno marcato molto che con la gentilezza, con la lealtà si può davvero arrivare dappertutto. E quindi vabbè, non supporre nulla, chiedi, domanda, anche perché non è detto che davvero quello che vediamo, sentiamo e crediamo, quindi le credenze, sia davvero così. E l'altra morale che i bambini hanno elaborato insieme a noi è stata: non serve la forza,
Serve l'aiuto e la collaborazione di tutti per uscire dai guai. La parola guai è stata proprio quasi corale, no? E quindi abbiamo condiviso quella che poteva essere la morale, che lascio leggere a Sara. Sì, allora troviamo la frase che identifica appunto questa morale, che è appunto condivisa: mentre i piccoli possono essere di grande aiuto, i forti possono imparare a non essere prepotenti. Quindi non solo la semplice frase, no, che troviamo abbinata alla favola, per cui il più piccolo insomma può fare la differenza anche col più grande, ma tutte queste altre apprendimenti, ecco, tutte queste morali, quindi non supporre, domandare e soprattutto la collaborazione. I bambini ce lo chiedevano spesso, spesso è uscita questa tematica, no? Chiamo qualcuno, cerco l'aiuto, chiedo al mio amico, oppure, come nel caso della bistecca, perché non se ne va da un'altra parte? Perché se no crea conflitto, no? Quindi vogliamo creare invece l'armonia, non il conflitto. I bambini ce l'hanno chiesto, l'hanno proprio fatto emergere, quindi molto interessante questo. Infatti. E quindi abbiamo proseguito con la rappresentazione grafica che vi abbiamo già raccontato. Qui hanno usato i temperelli, che sono molto molto divertenti per i bambini perché sono morbidi e quindi loro provano davvero gusto a rappresentare graficamente, a disegnare. E sono disegni meravigliosi. E poi abbiamo elaborato a livello proprio di domande giuste con un gioco che si fa molto velocemente. Qui abbiamo usato i contrassegni di Raffaello, perché era quello che avevamo a disposizione il più velocemente possibile. Li abbiamo attaccati sulle giacche dei bambini. Abbiamo fatto anche le corone, ovviamente io qui non potevo farvele vedere perché avrei reso visibili i visi dei bambini e quindi non ve lo stiamo raccontando, però si sono posti di fronte con queste immagini e dovevano appunto farsi le domande giuste per riconoscere l'animale che rappresentavano, che ovviamente non sapevano quale fosse. E quindi sono un animale, sono una persona? Ok. Quindi questo è stato. Sì. Le domande poi giuste dei bambini hanno avuto uno sviluppo in più ancora. Sì, sei mio amico? Sei coraggioso? Perché ovviamente non sapendo qual era insomma l'immagine rappresentata, facevano anche queste domande, no? Quindi mi aiuti? Hai bisogno? Anche qui, se ci pensate, anche nella vita adulta, no? A volte non siamo in grado di fare queste domande, soprattutto noi donne che facciamo 150 miliardi di cose tutte insieme, cioè è difficile a volte chiedere un aiuto, tanto noi ce la facciamo, no? Invece a volte bisognerebbe fermarsi e dire, alt, scusa, mi dai una mano? E quindi i bambini ce lo ricordano che si può fare ed è coraggioso chiedere ho bisogno di aiuto. E quindi questo è quello che abbiamo fatto. Il come ti senti che abbiamo prima proposto, perché comunque le domande giuste sono anche rispetto alle emozioni che comunque noi viviamo. E quindi abbiamo utilizzato le immagini delle emoticon e poi abbiamo chiesto ai bambini, fatto le domande giuste. Ma come ti senti quando la mamma ti sgrida? Come ti senti quando mangi un buon gelato? Come ti senti quando ricevi un regalo? I bambini fanno fatica a riconoscere le loro emozioni, quelle degli altri forse un pochino di più, ma le loro emozioni personali fanno davvero fatica a riconoscerle e poi a elaborarle. Quindi qui chiedo aiuto a Filippo. Quindi le domande giuste rispetto alle emozioni che lì hanno provato a indovinare, ma che invece ognuno di noi poi può elaborare. Metterei l'accento, se sei d'accordo Elisabetta, sulla prima parte. Cioè, se noi pensiamo a un bambino di 3, 4, 5 anni, non è così importante se sa dare il nome giusto. No, non il nome, il riconoscere come sta. Esatto. È fondamentale invece che quella domanda lo porti a contatto con lo stato d'animo, affinché gradualmente nel tempo sarà capace di elaborare una sua struttura narrativa,
No? Per potermi descrivere io ho bisogno delle parole. Allora, è chiaro che l'emoticon in questa fase ci aiuta un po' a fissare, ma il nostro compito, partendo da qui, è aiutarlo nel tempo poi a trovare le giuste parole. Quindi, lo dico un po' agli insegnanti per non fraintendere questa parte che è nucleare. Queste domande facciamole per aiutare a portare il bambino a contatto col suo mondo interno. Non preoccupiamoci troppo se la sua risposta esce, non esce, esce dritta, esce incompleta. L'intelligenza emotiva non è a quell'età quanto so dire a parole, ma quanto sono in grado di entrare in contatto col mio mondo interno. Se facciamo questo, stiamo facendo un buon lavoro sull'intelligenza emozionale. Certo, infatti questo era il nostro obiettivo fondamentale. Certo, certo. Poi abbiamo chiaramente anche in questo caso chiuso con il fascicolo che i bambini hanno a disposizione, in cui hanno il loro testo, hanno la loro immagine, perché comunque sono legati all'immagine della favola, e potevano poi fare il disegno e attaccarlo a lato. Quindi chiudiamo anche questo percorso con questa favola, riflettendo con i bambini, su come a volte anche le cose più difficili e impossibili si possono ottenere se si fanno le domande giuste, e loro hanno aggiunto con gentilezza. Quindi non è tanto la correttezza della domanda, ma anche il modo in cui io pongo e mi pongo nel fare la domanda. E quindi tentare sempre la strada del dialogo, prima soprattutto di dare per scontato quello che può essere invece un risultato a nostro sfavore. E quindi qui chiedo a Filippo, il dare per scontato un risultato a nostro sfavore già da piccoli, come ti fa crescere? Allora, mi viene in mente. Possiamo chiudere con, come dire, una citazione a quest'ora della sera, un po' sugli insegnamenti orientali. Favore o a sfavore, chi lo sa, no? C'era una volta un contadino, che trovò un cavallo selvaggio, era arrivato nel suo recinto e tutti andarono attorno a questo contadino dicendo che fortuna che hai trovato questo cavallo. E lui rispondeva: fortuna, sfortuna, chi lo sa. Il figlio del contadino cerca di domare questo cavallo, ci sale sopra, il cavallo imbizzarrito lo fa cadere e si rompe un braccio. E tutti a dire: che sfortuna che hai avuto! E il contadino che risponde: fortuna, sfortuna, chissà. Poi scoppia la guerra, vengono reclutati tutti i giovani, ma lui ha il braccio rotto e non può partire per la guerra. E tutti a dire: che fortuna che hai avuto! Mi fermo, potremo andare avanti all'infinito. Ok? Perché dico questo? Perché è un po' come la storiella del leone e del topolino. È la vita, no? Io ricordo spesso che la vita la leggiamo a partire da quei puntini, come nel gioco delle settimane enigmistica, che colleghiamo solo dopo un po' di tempo e solo dopo un po' capiamo gli eventi. Questo riguarda noi adulti. Allora, imparare a non trarre subito conclusione sugli eventi. Diverso invece per i bambini, dove questo lavoro lavora e va a sottolineare che cosa? Quello che Seligman chiama la teoria dell'impotenza presa, cioè più un bambino fa esperienze di frustrazione a suo sfavore, più costruisce un modello operativo con cui guarderà il mondo in termini di impotenza. Non lo faccio, tanto è troppo difficile. Non faccio quella corsa perché tanto arrivo ultimo, no? Quello che si chiama la valutazione negativa e globale su di sé. Allora, tutte queste esperienze, questi lavori che facciamo e che proponete, servono a cosa? A costruire un modello di pensiero operativo dove io mi sento proattivo. Se sono proattivo, ho costruito, fatto, disegnato, mi sono immedesimato, ho fatto una buona domanda. Ho cercato di dare la mia risposta, sono attivo nel mondo, finché sono attivo non sono nell'impotenza presa, perché come con le maschere, vivere nell'impotenza presa è una catastrofe. Certo. Allora, noi abbiamo concluso. Interrompo la condivisione dello schermo perché voglio salutarvi, vogliamo salutarvi, visto che domenica è la giornata della gentilezza.
e di questo abbiamo certezza, con una domanda, una proposta che trovate nel fascicolo di educazione civica allegata ai quaderni di Draghetto, dove ci sono le parole gentili e c'è un grande cuore. Allora, la proposta ai bambini è: secondo te, qual è il colore della gentilezza? Sceglilo e usalo per colorare il cuore. Buona giornata della gentilezza a tutti. Che ciascuno trovi il suo colore. Bello, bello, bello. Bello, bello. Grazie molto. Sì, qualcosa mi è rimasto. Anche la voglia di parlare con qualche leone da tastiera che conosco. Però ecco. Senti, mi hai fatto un assist. Mi prendo un attimo la condivisione dello schermo, perché abbiamo parlato della giornata della gentilezza. Allora, Raffaello, sono anni che propone le giornate speciali, le giornate celebrative, che sono poi consigliate dal MIUR per fare didattica. Ecco, abbiamo un taglio tra scuola primaria e scuola secondaria. Anche oggi c'erano tante amiche dalla scuola primaria che ci hanno seguito, che mi scrivono in chat, quindi io ne parlo. Se vi interessa, noi domani mattina siamo online. Queste che facciamo oggi sono formazioni in orario appunto pomeridiano per voi maestri, professori, ma noi trasmettiamo anche in orario curricolare per dare uno strumento alle classi. Quindi ecco, i nostri autori, i nostri formatori incontrano direttamente i bimbi in maniera virtuale. Domani siamo in diretta con Flavia Franco, su questo indirizzo, adesso lo metto in chat, trovate tantissime informazioni, è ovviamente gratuito. I bimbi non andranno mai in video perché le camere sono chiuse, quindi non servono liberatori, non serve nulla. Adesso, visto che mi parlavi di giornata della gentilezza, noi domani siamo online perché non possiamo essere online domenica. Allora, dico già due cose sull'attestato, perché le nostre prove, dovete sapere che facciamo tantissime prove, siamo sempre convinti di stare in un'ora di diretta. Ma sono Beh, lì. Questa volta ci siamo stati quasi, Sì, infatti, abbiamo siamo state 10.000... bravissime. Siete state molto brave. Abbiamo quelle 10.000 domande che sono arrivate e stanno arrivando, ma qualcuno ha promesso di leggerla. Quindi se ci fate compagnia, siamo in 1.000, stiamo insieme ancora un po', l'attestato poi arriverà. Per quanto riguarda l'attestato, già scritto in chat, chi ci ha seguito su YouTube non si deve preoccupare, aspetta qualche giorno, quindi prima di martedì non scriva, e poi scriva info@raffaelloformazione e lo mando personalmente io l'attestato, quindi non vi preoccupate. Andiamo con un pochino di domande, via. Qualcuna l'ho segnata, ce ne sono anche molte toste. Io ci ho detto a qualche amica che non voglio, anche per rispetto più che altro delle professionalità di Filippo, di Sara e della Betta, non posso leggere domande che avrebbero bisogno di un'analisi di un caso specifico, di tutto il contesto, della famiglia, e dare una risposta in un minuto, perché poi Filippo, quando lo vede in pressione, mi dice: Marco, ma che domande mi fai? Avrei bisogno di una disamina prima del caso, ma io lo faccio uguale perché sono un uomo orribile. Allora, via, andiamo a qualche domanda. Ah, innanzitutto c'è scritto Cristina, che era una delle domande del passato, della puntata. Forse era la mia la domanda, dice Cristina, e dice: non era tanto l'attaccamento alla maestra, quanto nelle attività motorie che non riescono a fare in ordine sparso e avere il loro spazio di movimento, ma devono essere sempre addosso a qualcuno. Era sulla motoria la domanda, quella dell'attaccamento iniziale. Ma al principio, penso, sì. Filippo, vuoi rispondere tu? No, credo che ci siamo. L'unica differenza che aggiungerei, abbiamo parlato di leoni, ok? Di favole. Allora, regrediamo un po'. Quando siamo cuccioli, la nostra struttura del cervello rettile è fatta per stare insieme, per stare sovrapposta, perché il corpo ha bisogno di contatto. Questo è l'elemento di sicurezza. Nel tempo costruiamo poi la distanza, ma è estremamente normale che in un'attività di bambini di 3 o 4 anni il buttarsi addosso, lo stare vicino all'altro è l'elemento di appartenenza ambientale, ma anche sociale, ma soprattutto emozionale e affettiva. Certo. Verissimo. Allora, Concetta mi dice, è una bella riflessione quella di Concetta, ritengo che gli adulti non utilizzino più le parole mi aiuti e di conseguenza nemmeno i bambini, si presuppone che sappiano già fare tutto, forse è abbastanza vero. Ha ragione. Ne volete una tosta? Non so a chi farla. Vai, falla, poi vediamo. Falla. Maria, falla. Da maestra, sia dell'infanzia che della primaria, ho notato che
Man mano che i bambini crescono, diventa sempre più difficile creare momenti di dialogo che stempino i conflitti che nascono, perché con la crescita l'orgoglio comincia a formarsi e difficilmente si accetta di chiedere scusa quando si sbaglia. Cosa fare nei momenti in cui l'orgoglio non cede? Imparare a chiedere scusa fin da piccoli. Parlarne, almeno questo da insegnante, trovare il tempo per fermarsi a parlare con i bambini. Questo è quello che manca nella scuola oggi, secondo me. Filippo, cosa dici? Così in velocità. No, hai detto tutto il nucleo. Non è la crescita, ma è come li cresciamo. Questo è il punto. Cioè non c'è qualcosa nel cervello che ad un certo punto fa dire orgoglio, pregiudizio, vergogna, ma è come noi esponiamo i bambini a delle esperienze, perché il neonato di per sé è strutturato per respirare in modo armonico. Noi guardiamo un adulto che respira, è ansiogeno, perché è come vive, ma la base fisiologica sarebbe quella del respiro armonioso per tutta la vita. Quindi dobbiamo dare attenzione al tempo dell'educazione. Io che sono alla secondaria mi viene da suggerire questa cosa di stemperare un po', magari con un po' di, a volte, ironia. Cioè io a volte lo faccio con i miei alunni. Esempio, abbiamo fatto una settimana di prove STEM, esperimenti. Io insegno lettere, quindi capite bene che con la logica, cioè senza problemi, ammetto di aver fatto fatica. E niente, io ho sentito un mio alunno che sottovoce ha detto però la prof ci ha fatto sbagliare, perché è vero, io ho iniziato un lavoro e ho dato una misura sbagliata. Allora lì ho scherzato, ho detto allora Gabriele, sei contento che è arrivato il prof di sostegno stamattina che ci ha aiutato, quindi siamo partiti col piede giusto. Allora, se riusciamo, non so se caratterialmente, magari non si riesce, no? Se uno caratterialmente magari è un po' chiuso, è un po' introverso, no? Io che non lo sono, cerco a volte di prendermi in giro e lo faccio coi ragazzi, no? Allora, Gabriele si è messa a ridere e siamo andati via lisci, no? Perché può capitare, sbagliamo anche noi, no? Loro lo devono sapere, allora anche lì l'orgoglio si riassetta, no? Non so se è corretto, io lo faccio, sì. No, mi capita. Poi chi della mia generazione è cresciuto con Fonzi che non era in grado di chiedere scusa, si bloccava, da lì che il modello è quello. Molto interessante, infatti, quello che ha detto Filippo, cioè, come li tiriamo su questi ragazzi? La scuola dei genitori è importante. Ne parlavo appunto con Betta e Sara in attesa di Filippo, che è super richiesto e fa dei corsi meravigliosi serali per i genitori, la scuola dei genitori. E quindi ecco, ricevendo tantissima affluenza, giusto Filippo, nelle scuole direttamente. Quindi ecco, riflettiamo tutti insieme su una scuola dei genitori. Noi ci siamo, la improntiamo, prima o poi la faremo. Assolutamente, io ho questo pallino. Clementina. Ciao, bellissima esperienza. Ci siamo permessi con il mio team di fare delle gigantografie di draghetto. Le abbiamo costruite con i bimbi. Inoltre, tante impronte giganti lungo tutto il corridoio della nostra scuola che i bimbi toccano per sentirsi più sicuro. Ma che bello! Angela, che differenza c'è tra questa favola e quella di Esopo a livello di didattica? Nessuno. Non ho capito la domanda, nel senso che è stata... Che differenza c'è tra questa favola che abbiamo letto oggi di Fedro e quella di Esopo, in termini didattici? Ah, ok. Ma allora, intanto le favole sono state rielaborate, come avete visto, e le abbiamo, come dire, messe con un linguaggio che potesse essere più a misura di bambino, no? No, in realtà non c'è nessuna differenza, sapete che sono tutte rielaborate, anche quelle che... sono di Esopo e di Esopo, insomma, sono giunte a noi trascritte, e quindi no, nessuna differenza. Ok, bene. Non so, Beh, sono molto, è che sono, sì, ma sono anche molto scarne sintetiche nel testo, certo. E si chiudono sempre con la morale, quindi noi abbiamo cercato di renderle un pochino più discorsive, dialogate, proprio per renderle un pochino più a misura
dei bambini. Il nocciolo, comunque, il concetto di base è quello. Mi sono permesso, perché ripeto, noi non facciamo mercato, anche perché ovviamente la guida traghetto l'avete vista, i nostri agenti la stanno portando, se vi serve di vederla, ovviamente lo potete chiedere sia a questo ufficio che ai vostri concessionari di zona. Però dalla guida dei traghetti è stato estratto questo, stiamo parlando di 3 euro, okay? Quindi non è fare mercato a questa cifra, ma perché lo dico? Perché dentro ci sono tutte le favole che stiamo utilizzando per questo percorso, ok? Lo strumento è la favola, poi come voi utilizzate lo strumento, siete voi, ce lo mettete voi, il cuore è il vostro, è quello dei bimbi. E, allora, via. Giuseppa, che è una maestra della scuola primaria, mi dice: buonasera, è una buona idea pensare a questa attività filosofica per bambini di quinta primaria? È possibile usare queste favole o meglio usarne altre? Grazie, è meglio usarne altre? Punto di domanda. Dipende quali argomentazioni vogliamo affrontare con i ragazzi. È chiaro che arriveranno risposte diverse, ma anche se proponiamo queste o altre, noi ne abbiamo scelte comunque queste, però ce ne sono tantissime altre, quindi sì, dobbiamo chiaramente prima studiarcele noi. Sì, aggiungo che alla secondaria, in prima media, nel programma di prima media, visto che la maestra era di quinta, si fanno le favole, sono proprio da programma, per cui magari mi viene da dire di lavorare in verticale con le colleghe in modo da non fare le favole e anticipare quello che poi faranno magari l'anno successivo. Bene, mi scuso, ho detto che mettevo il link per la giornata della gentilezza di domani, adesso l'amica l'ha fatto notare, l'ho appena incollato, quindi adesso c'è. Allora, andiamo con Laura. Sono insegnante di scuola primaria in provincia di Udine. Da anni, il primo venerdì del mese di febbraio, ricordiamo la giornata dei calzini spiegati come giorno speciale da condividere anche con le famiglie dei nostri alunni. Lettori, letture, iniziative di gioco, condivisione di riflessioni sono le azioni di quella giornata che viviamo a classi aperte. Tutti, bambini, docenti, collaboratori, quel giorno ci sono calzini spaiati. Fantastico a Udine. Bravissima. Angela, invece una nota negativa che a me allora mi ha toccato, questa di Angela, e gli ho detto peccato che esistano ancora maestri così. Mi dice: mia figlia invece l'anno scolastico scorso, perché le avevo da piccola insegnato a domandare se non avessi capito, è stata severamente rimproverata che doveva approfondire a casa da sola. Da allora l'hanno demotivata e chiudo qui. Che cosa brutta. Filippo, bruttissima, vero? Si può proporre questo corso? Si allora, dica chi è che lo obblighiamo a seguire. Sono dei corsi facoltativi, dice come no? Dice, delle cose facoltative, altre obbligatorie. Obbligatorie, sì. Sì. Ok, a Ilenia avrei detto che la sua domanda l'avrei messa comunque sia in attenzione, però uno di quei casi un pochino lunghi, complicati. Io mi permetto di leggerla perché questo è il nostro incontro in cui noi ci divertiamo e si vede, vuole essere anche uno strumento di aiuto. Quindi io questa di Ilenia la leggo. Bellissima storia, bellissimi suggerimenti. Peccato che non sempre si riesca a mettere in pratica questi suggerimenti, perché quando in sezione hai bambini diversamente abili certificati o non certificati, diventa tutto più amplificato nella difficoltà di lavoro, semplicemente perché l'attenzione dei compagni è labile. Che fare? Sono insegnante della scuola dell'infanzia che adora le fiamme e le drammatizzazioni con i bambini. Allora, comincia Sara. Beh, intanto rispetto anche alla maestra di prima, la cui figlia è stata, insomma, demotivata, insomma, mi viene da dire, tu continua comunque a far sì che lei trovi il coraggio sempre di domandare, perché su una che le ha risposto così ce ne saranno altre che daranno risposte diverse. Quindi il coraggio sta anche nel quando cadi dalla bicicletta ci devi risalire. Quindi io continuerei, insomma, come genitori a dire provaci di nuovo. Rispetto alla disabilità, quindi a questo discorso dell'attenzione, è così, nelle classi è così, abbiamo sempre più ragazzi in difficoltà. Quindi che fare? Si fa
si fa comunque, magari si riduce il tempo, perché Betta l'altra volta spiegava, noi abbiamo fatto questo lavoro in un paio d'ore, ma diluito nel tempo, durato più giorni, si prende il tempo necessario perché tutti possano seguire l'attività. Quindi se abbiamo dei ragazzini che, o dei bambini che hanno difficoltà attentive, magari un lavoro lo facciamo ridotto in un quarto d'ora e poi lasciamo il tempo del gioco. Però io sono dell'idea che bisogna, a maggior ragione, in una classe difficile, tentare all'inizio con estrema pazienza e aumentando piano piano il tempo dell'attenzione, però assolutamente non demordere, perché altrimenti non riusciamo davvero, cioè noi dobbiamo puntare in alto, ma questo alto si raggiunge piano piano. Piccoli passi. Riduciamo, certo. Piccoli passi, ma facciamo comunque. Okay. Io aggiungo, chiedi aiuto e condividi l'esperienza, nel senso che se io lo vivo quest'anno con un bambino che ha appena ricevuto la certificazione e sicuramente impegna molto rispetto a gestione di momenti, di attività e quant'altro, ma apriamo le classi, utilizziamo tutte le risorse possibili, sappiamo che sono poche le risorse, sappiamo quanto gli insegnanti di sostegno siano ovviamente sottonumerati con molte ore che non corrisponde ai bisogni dei bambini con disabilità. Certo. Però se impariamo ad aprire le classi, a trovare appunto dei piccoli escamotage, delle piccole occasioni, possiamo condividere questa esperienza con tutti, faticosamente forse, ma forse anche più stimolante e più arricchente per tutti. Filippo, vuoi aggiungere qualcosa? No, credo sia... non aggiungo altro perché avete dato una risposta molto tecnica e corretta. A me piace molto questo momento che passiamo insieme, perché mettiamo in equilibrio magari il docente, la maestra che ha più esperienza rispetto magari a chi è appena incominciato a fare questo lavoro, che io torno a dire, per me deve essere una vocazione, perché sennò siete completamente fuori di testa. Detto questo, comunque, fare la maestra è una cosa meravigliosa, e quando sento delle testimonianze in cui c'è tanta amarezza, quindi persona arida, secondo me, e qualcosa non sta funzionando. Ma fortunatamente ci sono le nuove leve che stiamo conoscendo, stiamo inserendo, che sono... c'è speranza, come si suol dire. Semplicemente leggendo i commenti. Io, per esempio, faccio un saluto adesso a una maestra che è stata segnalata come molto brava, capace, poi marchigiana, quindi per me va benissimo. Carla Biondi di Civitanova, benvenuta con noi. La saluto perché è il primo webinar che fa come maestra. E quindi ecco, vedi questo, Filippo, che cosa bella, cioè diciamo capire, noi cerchiamo di dire i webinar funzionano tutti, anzi il webinar è bandito, no? Dicevamo questi momenti, questi incontri, queste chiacchierate, sono bombardati da proposte della scuola, degli editori, ce ne sono. Noi però siamo abbastanza convinti che qui da noi si passi un'ora e mezza, perché ormai è un'ora e mezza questa che facciamo, che certificheremo, che serve, a che rimane. Per esempio Elisabetta dice, mi piacciono molto i punti della condivisione della morale. Anche a me, la morale è fantastica, grazie Sara. Allora, andiamo da Alessandra. La mia non è una domanda, ma è una testimonianza. Ho utilizzato l'impronta di traghetto che ogni bimbo ha colorato con su scritto il proprio nome, e poi l'abbiamo posta come contrassegno nel proprio banco, in modo che il bimbo, la bimba, identificasse il suo posto come indicatore dello spazio in classe. Molto molto bello. Giuseppina, un bambino che ha difficoltà a relazionare con i coetanei e preferisce giocare da solo, che litiga frequentemente con tutti aggredendoli, quale strategie per aiutarlo a condividere e collaborare con gli altri? Asta, questa è tosta, Giuseppina. Anche qui io rispondo a piccoli passi, con tanti tentativi, utilizzando diversi canali, non demordendo mai. Cioè, è chiaro, sarà un percorso magari difficile, però ci si può arrivare. Bisogna fare in modo che ci sia quel gancio che gli consente di entrare in relazione con gli altri, non tanto con l'insegnante quanto con gli altri. Filippo, cosa dici? Sì, quello che abbiamo detto prima, no? Quando abbiamo riletto un po' la favola, è aumentare il nostro livello di osservazione.
C'è ancora dell'altro che possiamo osservare in modo che il bambino ci dia la chiave d'accesso per la porta della relazione. Intanto non come soluzione, ma come punto di lavoro di partenza. Sì, sì, certo. Allora chiedo soprattutto a Sara e alla Betta, confermate al pubblico a casa che vi invio tutti i complimenti anche se non li leggo. Sì, 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 ma anche Filippo li legge, non solo okay, noi. Perché sì, ho decine, centinaia di complimenti che non leggo a casa di te. Questo vi ringraziamo perché okay. Davvero. Bene, perché grazie. Mi continua ad arrivare, se stiamo qui a parlare continua ad arrivare e non la finiamo più. Una cosa carina che ha appena scritto Silvana mi ha fatto ricordare un aneddoto che mi ha raccontato Flavia Franco, che sarà la protagonista domani mattina. Silvana dice, a primavera invitiamo alcuni genitori a leggere una storia ai nostri bambini. Una bellissima esperienza per tutti, genitori, bambini e docenti. Quello che in un incontro di Flavia ho ascoltato, che per includere una famiglia arrivata da poco, non italofona, che ha proprio difficoltà magari a relazionarsi, ma che si sapeva che il babbo, il nonno, non ricordo bene, era un bravissimo artigiano nel suo paese, la maestra ha chiesto di partecipare magari a costruire il leggio. Quindi a costruire magari dei leggi piccolini per i bambini e per i genitori. Quindi è stato proprio incluso su questo. E piano piano poi ha iniziato a relazionarsi, cosa che per loro era difficile, perché si sentivano esclusi da questo progetto. Ma va a toccare. Allora, Alessandra, ritengo molto utile l'opuscolo Favole e Filosofia in allegato al testo Draghetto, veramente una chicca per trattare argomenti come la giornata della gentilezza, io userò il leone e il topolino. Appoggio pienamente la osservazione della collega che ha sollevato la problematica dell'attenzione sulla disabilità, ancora peggio quando il bimbo o bimba in questione non ha un sostegno. Tuttavia non demordo e ci provano sempre e quindi alla grande. Allora, io ho bisogno di qualche minuto per far vedere dove avremo poi, perché stiamo continuando ad arrivare domande su domande, che io non ho copiato e incollato, devo far vedere che non ci vedo più. Allora, Lorenza, buonasera, ho sempre insegnato alle mie figlie di chiedere sempre, perché questo è il lavoro della maestra e dei professori, io compresa, grazie, molto interessante. Allora, complimenti, complimenti, complimenti. Che bella l'unione della parola filosofia con infanzia. Di solito si tende a mettere la parola da parte la filosofia come troppo alta per i bimbi, ci dice Elisa. Verissimo. Siete tutti bravi, complimenti, 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 complimenti. E quindi, eccoci qua. Allora, questo è Raffaello Formazione, che è il contenitore di tutta l'offerta formativa Raffaello. Quindi, della scuola primaria, detto fatto, sono i laboratori didattici. Verso l'inclusione inizieremo con due cose bellissime, per esempio Martina Mastrolenzi, che è una collega di Filippo Sabatini, pura appunto per didattica dell'inclusione, ma io volevo segnalare questo, il 24 novembre la Brain Gym. Ho conosciuto la Brain Gym, mi è piaciuta, la sperimentiamo, una proposta, esercizi per apprendere meglio. Però noi oggi, qui abbiamo Michela Albertini, che è una pedagogista, che è una maestra, che è una bravissima artigiana e quindi fa dei laboratori dove proprio facciamo vedere le mani per fare i lavoretti di una volta, no? Le spille di pongo piuttosto che le latine. Bellissimo. Ma perché sono su Raffaello Formazione? Perché in molti mi hanno chiesto, ma io le puntate passate come faccio a rivederle? Semplice. Cliccate su Draghetto. Quindi vi si apre il percorso, perché questo che abbiamo ideato principalmente con la Betta e Sara, poi abbiamo incluso Filippo, perché non ti lasciamo, anzi, il professor Filippo Sabatini, è previsto un ciclo di incontri. I primi due erano molto tecnici proprio sulla guida. A scuola con Draghetto c'era anche il neuropsichiatra d'età evolutiva, che è Oreste Ferrari Ginevra, che è fantastico. Abbiamo queste due puntate che abbiamo sviluppato, e poi abbiamo iniziato con Favole e Filosofia. Le trovate qui, molto semplice. Oggi qui, per esempio, vedete Iscriviti. Da domani, tarda mattinata, vedrete Rivedi il webinar. Se noi andiamo a vedere l'ultima puntata del 27 ottobre, cliccando su Rivedi il webinar, trovate esattamente la diretta su YouTube, cliccate e ve la vedete. E poi vi andate a prendere le slide, che io dico sempre, la Betta, fanne di meno che poi non ci comprano i libri, fanne di meno che dobbiamo vendere i libri. Ma la Betta condivide, è una generosa, quindi c'è poco da fare. Bene, le ho dette tutte, velocemente, a volte un pochino non le leggo bene, ma penso che il senso ci siamo, no? Sì, quindi ci diamo appuntamento per? Chi è preparato? Prossimo, 17
Settembre, è settembre. Vedete, vedete cosa dico? Vedete? Non ce la puoi fare. È incredibile. No, non... Filippo, mi devi aiutare. Ce l'avevi fatta col numero, sei caduta sulla parola. Vero? Meravigliosa, ma noi la vogliamo così perché sennò sì. Non ci divertiamo. Infatti, sì, comunque, settimana prossima, 17 novembre. Novembre. Elisabetta, oltretutto, giornata della filosofia. Su questo l'ho esatto, preparato. Fai sempre del tuo meglio perché noi ce la mettiamo sì. Tutta. Tutta. Ok, anzi, 17 novembre. Esatto, se è una cosa degna di essere fatta, falla con tutto il tuo cuore. Ce l'ha scritto in un cartello bellissimo che ho letto. Benissimo. Grazie di essere stati con noi. Vi grazie arriverà stato da una grazie. E mezza. È grazie stato un Filippo, piacere. Grazie Sara, a grazie presto a tutti. Marco. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Grazie a voi, grazie. Ciao, ciao a tutti. Buona serata. Ciao.